per cercare di organizzare tutti i video, di raccogliere tutto il materiale, e stiamo anche trasmettendo il streaming. Adesso vorrei passare alla tavola rotonda e lascio il microfono e la parola a Pietro Greco. Buonasera. Buonasera a tutti. Parigi, perché ha reso possibile questa, anche questa manifestazione di questo pomeriggio, oltre ad aver buttato un grosso sasso in uno stagno particolarmente stagnante con la sua lettera a Nigel e poi con la petizione che ha raccolto migliaia di film. Sentitemi anche di portare i saluti del presidente fondatore della Città della Scienza di Napoli. Fra pochi giorni saranno 3 anni che la Città della Scienza è stata mandata parzialmente in fumo, e la Città della Scienza è un po' la metafora ma anche l'augurio per questa nostra ricerca italiana. È una metafora appunto perché qualcuno ha cercato di mandarla in fumo, ed è un augurio che la Città della Scienza sta ricostruendo. Proprio il 4 marzo ci sarà la prima inaugurazione di questa ricostruzione. Prima di introdurre i nostri autorevoli partecipanti a questa tavola rotonda, consentitemi di ricordare una cosa che accadeva 70 anni fa e qualche mese fa. Nel luglio del 1945 un signore, un grande informatico americano, grande manager della ricerca, eletto perché repubblicano e conservatore dal presidente Roosevelt, democratico, al suo consigliere scientifico, e si fece fare in maniera abbastanza retorica da Roosevelt 3 domande. Le 3 domande erano: come è possibile assicurare una piena occupazione negli Stati Uniti d'America a guerra finita? La 2ª domanda era: come migliorare la salute degli americani? E la 3ª era: come diventare leader al mondo in quella che oggi chiameremo l'economia della conoscenza. Queste sono le 3 domande che Roosevelt ufficialmente gli pone. Lui risponde con un report, neanche troppo lungo, che è molto interessante leggere, che prova a riassumere schematicamente. Poi vi passo la parola. La prima è rompere la tradizione di non intervento dello Stato americano negli affari della ricerca e dell'università. Una tradizione che non era solo degli Stati Uniti, ma che potrebbe essere. La 2ª è ovviamente investire in ricerca scientifica, perché questo è il motore dell'innovazione. L'innovazione è il motore, è la risposta a tutte e 3 le domande che tu mi poni. La 2ª è investire in particolare in ricerca di base, perché tra i motori questo è il motore principale, il primum mobile. La 3ª, ci hanno detto, deve essere lo Stato, perché il mercato da solo non ce la fa a pagare la specializzazione di un paese, non ce la fa a investire quantità di risorse necessarie per avviare un processo di questo genere. Il 4º è aumentare l'universo della selezione dei cervelli. Per fare ricerca di base, per fare ricerca applicata in maniera così importante, occorre un numero di giovani che possono fare ricerca. Questi giovani di essere di grande qualità, e quindi l'universo in cui si va a cercare deve essere il più basso possibile, e quindi dare la possibilità a tutti i giovani americani e non americani meritevoli di poter concorrere e diventare, partecipare alla ricerca. Ovviamente il criterio ultimo e unico, unico per assegnare i fondi e anche per assegnare i posti all'università ai ragazzi meritevoli e deve essere il merito e null'altro. La 6ª posizione era creare un'agenzia nazionale unica della ricerca per poter distribuire in maniera efficiente, anche sulla base del merito, per questi fondi. E do alcune cifre. Gli Stati Uniti nel 1930 investivano in ricerca e sviluppo complessivamente come paese l'equivalente odierno di $1.5 miliardi. Nel 1950, 4-5 anni dopo questo intervento di Vannevar Bush, investivano $30 miliardi, più di quanto investe oggi l'Italia, diciamo, ma 20 volte in più che nel 1930, e oggi investono come fondi pubblici $150 miliardi. Come fondi complessivi, i privati 450
miliardi di dollari. Come vedete, diciamo, il rapporto di General Bush è stato recepito ed effettivamente gli Stati Uniti hanno raggiunto in maniera abbastanza importante, hanno dato una risposta abbastanza importante alle tre domande iniziali, che non erano domande accademiche, non erano domande solo della ricerca, erano domande di economia. E quel rapporto non era solo un rapporto che ha inaugurato la moderna politica della ricerca, ma ha inaugurato la moderna politica dell'economia, a mio avviso. Ma adesso mi taccio e cerco di dare la parola ai nostri ospiti. Mi pare Maria Pia Abbracchio, farmacologa e docente all'Università Statale di Milano, che in questa sede sia stata chiesta dallo Stato e dai suoi rappresentanti, i ricercatori chiedono quantità per più fondi, ma anche qualità della ricerca, cioè un sistema meglio organizzato. Lei come risponde? Grazie, scusate perché questo sera sono molto pazza. Ho cercato che come ricercatore sia abituata a partire da molto in basso e abbia veramente lavorato tantissimo per mantenere la mia identità di ricercatore, oggi voglio fare sentire la mia voce molto fortemente. Come diceva Pietro Greco, quantità e qualità. Io vorrei aggiungere anche il metodo e vorrei parlare prima della quantità. Allora, riguardo alla quantità è chiaro che ci vogliono più fondi per la ricerca, ma l'impressione è che i soldi nel paese ci siano e che non vengano allocati alla ricerca, perché la ricerca non è mai stata strategica per il nostro paese e per i nostri governi. Basta guardare l'ultimo bilancio di Stato, il 31 dicembre del 2014. Fra tutte le missioni dello Stato Italia, le tre missioni che sono state tagliate sono la numero 17, ricerca e innovazione, tagliata del 25%, la numero 23, che è l'istruzione universitaria, tagliata anche questa del 20%, e la terza missione, di cui non ricordo il numero, che è la scuola, forse perché è più facile tagliare lì. Ci sono, ma non vengono dati, e quelli che vengono dati, noi scienziati abbiamo l'impressione che vengano dati in maniera disorganizzata, senza metodo, senza coerenza. Infatti pensiamo che prima di tutto ci debba essere un metodo, e il metodo deve partire da due cose. Prima cosa è la programmazione, che nel nostro paese è sempre mancata per la ricerca. Programmazione vuol dire che il governo, insieme con gli scienziati italiani, devono stabilire insieme quali siano le aree su cui investire e dove il paese vuole arrivare nei prossimi 5-10 anni, quindi stabilire delle priorità e stabilirle insieme con gli scienziati. Gli scienziati dovrebbero essere degli interlocutori del nostro paese, questo succede in tutti gli altri paesi occidentali, la comunità degli scienziati è molto stimata ed autorevole e il governo si rivolge a loro quando ha qualunque problema e soprattutto quando deve emanare fondi, leggi, direttive che riguardano la ricerca. Non ci risulta che questo succeda nel nostro paese. Quando poi ci sono delle proposte, è stata fatta una priorità, queste proposte devono essere discusse in modo competitivo e libero e le proposte devono essere verificate sia nella loro realtà che nella concretezza degli obiettivi che vogliono raggiungere, sia internamente ma anche esternamente, con dei referi internazionali, perché la scelta di queste proposte deve essere meritocratica e competitiva. Ora, quindi, in base a queste due cose, gruppo 2003 per la ricerca, che è un gruppo che raccoglie gli scienziati italiani più citati al mondo, un gruppo di cui fa parte anche Giorgio Parisi, che ha organizzato oggi questo evento, ha fatto partire la petizione sulla ricerca che voi credo tutti conosciate, gruppo 2003 da 10 anni propone una soluzione apparentemente molto semplice, l'istituzione di un'agenzia per la ricerca. Ce l'hanno tutti i paesi europei hanno un'agenzia nazionale che convoglia su di sé, sulle quali il governo convoglia tutte le risorse economiche da distribuire sotto forma di bandi competitivi. Ce l'hanno la Francia, ce l'ha la Germania,
che sono le prime dei numeri che abbiamo visto oggi. Ma l'Italia non ce l'ha, perché tutti i fondi che noi riceviamo, i fondi a cui noi facciamo le nostre domande, sono banditi da diversi ministeri, con regole non comuni, frammentate e anche disorganizzate da un punto di vista temporale. Per esempio i bandi del MIUR, a questi bandi possono accedere solo gli universitari e non possono accedere per esempio i ricercatori degli ambienti di ricerca pubblici del paese. Come invece i bandi del Ministero della Salute, a questi possono accedere gli IRCS, cioè gli ospedali che sono dotati di una certa qualifica di qualità, ma non possono accedere di nuovo gli altri ricercatori degli altri enti e neppure gli universitari. Quindi c'è un'enorme frammentazione dei fondi della ricerca, c'è dispersione, non c'è certezza dei tempi e c'è un'inaffidabilità. Tutto questo deve essere risolto, questa è la prima cosa da risolvere con un metodo, convogliando tutte le risorse in un'unica agenzia nazionale per la ricerca che fa tutti i bandi, li fa con periodicità e regolarità, perché il ricercatore deve sapere quando escono i bandi, questi bandi non si devono sovrapporre con quelli di vari ministeri, questi bandi non devono uscire alla vigilia di Natale, come spesso capita, con scadenza l'11 di gennaio o cose di questo genere. Questi bandi devono essere trasparenti, i tempi chiari, perché il ricercatore ha bisogno di applicare questi bandi per avere i soldi per poi costruire la ricerca che presenterà la Commissione Europea. Senza questa fonte per la ricerca di base noi saremo sempre meno competitivi e dei dati che abbiamo visto oggi non riusciremo sicuramente a mantenerli. E poi ci deve essere trasparenza nelle procedure, trasparenza del metodo, nel referaggio, come vengono scelti questi referi. Ci deve essere una commissione sovrana al di sopra di questi referi che giudica il loro operato in maniera coerente, e poi ci devono essere dei controlli sui fondi che vengono dati, cosa che in Italia non esiste assolutamente. Controlli in itinere, a che punto sono i risultati, come si fa con qualunque progetto europeo, e controlli a risposta. Sono stati raggiunti gli obiettivi del progetto di ricerca che è stato finanziato? Quindi un'agenzia unica che emetta bandi aperti a tutti, quelli che fanno ricerca in Italia in ambito pubblico e anche con partnership pubblico, del pubblico privato, con controlli eseguiti sia in itinere che ex post e in maniera lineare e trasparente. Grazie. Interlocutore politico, il primo che chiamo, Francesca Pugliesi, senatrice della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione del Senato, nonché responsabile per il Partito Democratico dei temi della scienza, dell'università e dell'istruzione. Bene, grazie davvero di cuore a Giorgio Parigi per aver promosso quell'appello che ho sottoscritto e anche questo incontro, perché vedete, se c'è un grande movimento di opinione pubblica che fa capire e che tiene alto la voce del mondo dell'università, della ricerca, è più semplice per chi come Walter, come me, come Manuela Chizzoni, che non è potuta essere qui semplicemente perché è impegnata in commissione alla Camera, può far sì che l'università, la ricerca sia al centro dell'agenda politica italiana. Veniamo da anni, non devo aggiungere altro ai dati che tutti voi avete negli interventi che si sono susseguiti presentati, da anni di definanziamento drammatico di tutto il comparto, della cultura e della conoscenza. E ora ci troviamo noi del Partito Democratico con questa enorme responsabilità sulle spalle di iniziare ad invertire la rotta. Ma come tutti voi avete chiesto e come bene tracciava anche l'ultimo intervento, non si tratta solo di mettere più risorse,
ma di che sono senz'altro necessarie. Ma occorre anche cercare di cambiare il sistema, perché è evidente che qualche cosa non sta funzionando. Noi abbiamo promosso 2 giornate di lavoro a Udine, dove abbiamo convocato un po' tutto il mondo dell'università e della ricerca e anche dell'alta formazione artistica e musicale, perché crediamo che sia un altro dei comparti in grande sofferenza, e quindi in modo partecipato abbiamo anche noi iniziato ad individuare quali sono i grandi veri problemi per iniziare a tracciare una serie di proposte. Non posso che condividere innanzitutto il punto di analisi. Noi stiamo perdendo, ovvero regalando fondi alla Commissione europea sulla ricerca, non perché abbiamo un problema di qualità dei ricercatori italiani e delle loro attività di ricerca, ma per un problema di sottodimensionamento del comparto della ricerca, ovvero abbiamo troppi pochi ricercatori. E questo per il perverso meccanismo che è stato creato con il blocco del turnover e il perverso meccanismo dei punti organico, che peraltro non ha fatto altro che ampliare i divari già enormi tra nord e sud del paese. Allora, qualche cosa si inizia a fare, ma io sono d'accordo anche con quanto veniva proposto, che oggi viene rilanciato anche dalla senatrice Cattaneo sulle colonne di Repubblica. Il tema di avere, voi la chiamate agenzia, ovviamente in questo paese quando uno sente una parola altisonante ha sempre paura dell'ennesimo carrozzone che si mette in piedi, pieno di burocrati e che assorbono le risorse che dovrebbero andare alla ricerca invece di darle ai ricercatori. Noi la chiamiamo, l'abbiamo sperimentata nel settore dell'edilizia scolastica, unità di missione, ovvero una struttura che possa funzionare esattamente con quelle funzioni che voi dicevate, di innanzitutto di coordinamento dei tanti fondi che comunque ci sono nei diversi settori, che non sono unicamente di competenza del Ministero dell'Istruzione, perché come sapete il settore della ricerca tocca tanti ministeri, da quello dell'agricoltura alla sanità e così via. Quindi serve un qualche cosa che tracci le linee strategiche di questo paese, non solo per i grandi piani di investimento, ma anche per la ricerca di base, che li metta assieme, che crei quella connessione che serve tra mondo della scienza, mondo dei ricercatori, come c'è negli Stati Uniti. Obama può contare su un folto, su una propria cabina di regia di scienziati che su ogni settore di intervento politico può dare i propri primi suggerimenti al Presidente. E allora una cabina di regia che vada a fare esattamente questo, possa aiutare il decisore politico a tracciare le linee, le grandi linee strategiche di questo Paese nel settore della conoscenza, e lì decida di andare a investire i fondi. Che cosa questo, noi lo avete detto ancora un'altra volta voi, nell'esempio del professore che vince l'ERC, e per chiamare alcuni ricercatori anche dagli Stati Uniti deve compilare o correre dietro a 6 mesi di pratiche burocratiche per poter assegnare i fondi ad un ricercatore nell'ambito di un progetto di ricerca. Così avviene negli atenei, che ricevono fondi anche privati per la ricerca e non riescono a spenderli, perché anche lì ci sono una serie di controlli e controcontrolli e procedure burocratiche per poter erogare quelle risorse così preziose. E allora serve anche un'opera di semplificazione assolutamente necessaria per restituire
per restituire autonomia agli atenei e anche agli enti pubblici di ricerca. In un gruppo di lavoro abbiamo iniziato ad individuare quali sono quei vincoli burocratici che possono aver senso in un ente della pubblica amministrazione, in un ufficio del catasto, ma che non possono soffocare l'autonomia che serve all'università, alla ricerca, a chi deve fare attività di ricerca e di pratica. C'è un altro dei temi, io vi ho ascoltato in religioso silenzio e io vi faccio anche una proposta, vi farò una proposta alla fine che ovviamente rivolgo al professor Parisi, che è quello che, visto i grandi contributi che avete raccolto in questa giornata, ma non solo, anche dalle firme che sono arrivate all'appello, è quello di costituire un gruppo di lavoro per appunto mettere nero su bianco, ce ne sono già tante, ma credo che sia importante iniziare a tracciare insieme una agenda di azioni ovviamente realizzabili nel più breve arco di tempo possibile. Avete toccato un'altra questione drammatica, anche se molto poco all'inizio, lo ha detto il professore, il problema della perdita di laureati. Abbiamo troppi pochi laureati, purtroppo noi abbiamo avuto un paese che dava il messaggio opposto, abbiamo fino a pochi anni fa, abbiamo troppi laureati, con la cultura non si mangia, signorina perché si affanna a trovare un lavoro quando può sposare un uomo ricco e sarà felice. Ecco, tutti questi messaggi sbagliati dati all'opinione pubblica e soprattutto ai più giovani hanno creato un vulnus culturale davvero drammatico. Ma dicevo, serve un investimento nel diritto allo studio, perché davvero i capaci e meritevoli privi di mezzi possano raggiungere il proprio più alto. Abituata alle contestazioni, abbiamo pagato tasse propositate, di parlare di intanto quello che piano piano stiamo cercando. In questa legge di stabilità c'è finalmente un segno più sul diritto allo studio. Dicevo, il primo segno più in questo senso, ovviamente speravamo in ancora più risorse, ma intanto un segno più sono 55 milioni di euro messi in questa legge di stabilità, e stiamo lavorando insieme al Ministero per cambiare i tetti che a causa della riforma dell'ISE hanno fatto saltare alcune borse di studio, e quindi stiamo cercando di alzare le soglie ISE e togliere... L'altra cosa è chiudo, perché credo non è stato toccato negli interventi che mi hanno preceduta, ma credo che sia un altro dei problemi che fa andare i ragazzi all'estero, oltre, lo sottolineo, al definanziamento della ricerca che c'è stato in questi anni, e riguarda dei percorsi di studio e professionali davvero troppo complicati dopo la 2.40. Abbiamo gli assegnisti di ricerca, i contratti di ricerca, il ricercatore di tipo A, il ricercatore di tipo B. Prima di entrare in ruolo, prima di avere un contratto a tempo indeterminato. Noi crediamo che questo percorso debba essere senz'altro più breve per dare più giovani alle università e agli enti di ricerca italiani, ma soprattutto debba essere più chiaro e più trasparente, e anche su questo in settima commissione al Senato abbiamo incardinato un provvedimento che deve cercare
di superare e migliorare questo aspetto per permettere a chi merita, a chi ha capacità e lo dimostra, di poter velocemente entrare con certezza nel mondo dell'accademia e della ricerca. Ci sono i primi segnali positivi in termini innanzitutto di sblocco di quel perverso meccanismo dei punti organico di cui parlavo prima, che ha impoverito gli atenei e di forze quindi e di numero di ricercatori le università italiane, ed è lo sblocco finito, ed è lo sblocco dei punti organico rispetto ai ricercatori di tipo A, un primo piano di investimento fatto di 1060 ricercatori, 860 nell'università, circa 200 negli enti pubblici di ricerca, ma soprattutto io spero davvero che il governo approvi a brevissimo quel piano di 2 miliardi e mezzo di fondi per il PNR. Sono risorse preziose, sappiamo che dobbiamo fare di più e meglio, ma vi chiedo davvero a tutti voi di aiutare la politica italiana a tenere alta. Grazie, io sono un dottorato di questo dipartimento e trovo questo momento di incontro, tralasciando l'ultimo intervento, diciamo molto positivo da un lato e molto negativo da un altro. Molto negativo perché fotografa un'immagine che mi sembra con molti dati e molta accuratezza siamo riusciti a inquadrare un'immagine drammatica che vede il mondo dell'università e della ricerca che ci vede partecipi al suo interno e anche ci vede lavoratori, studenti dentro questo settore sicuramente in crisi. Un aspetto positivo che è la partecipazione di questa assemblea. Purtroppo il discorso della precarietà della ricerca viene spesso vissuto in maniera molto individuale all'interno di gruppi di ricerca, la ricerca di nuovi assegni, di qual è la propria via di svolta personale, anche spesso in maniera competitiva, mentre incontrarsi in un'assemblea, grazie anche a questo appello che dal mondo accademico è arrivato, sicuramente un'occasione che non dobbiamo sprecare. Io penso che dobbiamo metterci per non sprecare questa occasione, che vuol dire capire veramente cosa abbiamo di fronte. E di fronte non abbiamo una mancanza di progettualità sul mondo della ricerca dell'università, ma abbiamo una progettualità ben chiara che da almeno 10 anni distrugge questo mondo, tenta di distruggere i saperi, le conoscenze e anche la voglia di stare dentro questo mondo di ricercatori e studenti, e sempre di più vede una lotta per stare al suo interno con condizioni sempre più umilianti e con prospettive sempre minori. Si parlava di borse di studio, si parlava di diritto allo studio e tutto questo insomma ci preoccupa molto. Ci preoccupa molto, ma secondo noi va vista in maniera realista che c'è chi ha deciso di portare questa situazione a questo punto, e quindi dobbiamo capire che non c'è una fatalità e che dobbiamo prendere in mano la situazione per invertire questa tendenza. Una tendenza che sicuramente parte da richiedere più fondi per la ricerca, più fondi per la ricerca e meno fondi per il militare, meno fondi per le grandi opere inutili, meno fondi per tante cose che conosciamo. Ma non basta chiedere più fondi, c'è stato un progetto pochi mesi fa annunciato dal governo Renzi che vede il riutilizzo dei padiglioni di Expo come un grande laboratorio di ricerca, si chiama Human Center Pol, una cosa del genere, scusate se sbaglio. Ok, 1.500 milioni di euro in 10 anni, molto di più delle cifre del PRIN. Dei PRIN sono laboratori gestiti da fondazioni private, laboratori, andatevi a guardare come funzionano, che sono l'ennesimo spot elettorale di questo governo, sono racchiusi in un tweet e ci vogliono dire che stanno invertendo la ricerca dando più fondi. Quindi non basta neanche chiedere più fondi, nonostante sia la base. In più, secondo noi dobbiamo essere realisti e non affidarci a queste figure che oggi qui rappresentano la politica e questo governo. Intanto perché non possiamo entrare ad affidarci a queste figure così,
naif, perché non è a caso che siamo arrivati a questa situazione e loro ne sono i responsabili. Qui abbiamo chi ha costruito la buona scuola, una riforma che ha visto proteste di docenti e studenti, e quindi dirci che questo movimento d'opinione aiuta dentro il Partito Democratico a migliorare la ricerca è una presa in giro, perché c'erano studenti, docenti, sciopero e non sono stati ascoltati. Quindi noi così non verremo ascoltati perché abbiamo fatto questo incontro. Allora, intanto io mi rivolgo a chi, all'auditorio e non alla parte politica, che secondo noi può, deve fare delle modifiche, ma noi dobbiamo essere forti per imporre queste modifiche, perché non è un caso che ci troviamo in questa situazione. Allora, per essere forti, i numeri di queste persone qua sono la nostra forza, se capiamo che c'è qualcosa da combattere e lo dobbiamo fare insieme. Allora, noi abbiamo una proposta, visto che il professor Parisi, mi scuso per il tempo che ho rubato, ha detto arriviamo con delle proposte, la nostra proposta è: creiamo un problema vero, dimostriamo che c'è un problema, perché qua c'è chi non la deve salvare la ricerca, se la deve immaginare la possibilità di fare la ricerca, come me e come tanti altri. Allora, per fare questo noi proponiamo, mettiamoci insieme, l'anno prossimo l'anno accademico non inizia se non si cambia la situazione. Non inizia, e comprendiamo, e là allora possiamo parlare con questo governo del caso e fare delle proposte anche minuziose, anche parecchie appropriate, come tante persone qua dentro conoscono. Ma facciamoci sentire senza illuderci che la soluzione è soltanto nella descrizione di un fatto molto brutto come la fine della conoscenza e della ricerca, che non è un caso purtroppo.